La scuola non è un parcheggio, è un posto di incontro nel cammino, un luogo di incontro. Si incontrano i compagni, si incontrano gli insegnanti, si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori, il preside incontra le famiglie, eccetera. È un luogo di incontro e noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell'incontro, per incontrarci, per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale, proprio nell'età della crescita, come un complemento alla famiglia. La famiglia, sappiamo, è il primo nucleo di relazioni. La relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi socializziamo, incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origini, per capacità differenti. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte, sono complementari e dunque è importante che collaborino nel rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio africano, tanto bello: per educare un figlio ci vuole un villaggio, per educare un ragazzo ci vuole tanta gente, famiglia, scuola, insegnanti, tutti, tutti, personale assistente, professori, tutti. Vi piace questo proverbio africano? Vi piace? Diciamolo insieme. Per educare un figlio ci vuole un villaggio. Insieme. Per educare un figlio ci vuole un villaggio. E pensate a questo, pensate.